Marco Oltrona Visconti, Display Magazine, siamo davanti a uno dei display premiati a Diva nella categoria durevole. Il realizzatore del progetto è Marco Maggioni. Marco Maggioni Design, diciamo. Marco Maggioni Design. Ecco, questo è un totem particolare perché non espone prodotto. Ci vuoi spiegare a cosa ti sei ispirato per produrlo e qual è il concetto che sta dietro la realizzazione di questo materiale? Sì, dunque, il progetto nasce su un brief di Dainese, e poi, anche perché tengo a precisare che il progetto nasce come progetto globale di team. Io sono, diciamo così, l'ideatore, ho curato la parte di design, fronte e retro all'ingegnerizzazione e la realizzazione, e il materiale con cui è stato realizzato è il Laminil di Zonova. Quindi abbiamo messo insieme ideazione, materiale di realizzazione e produzione in un affiatato team che ha portato a questo risultato. In sintesi, i Dainese, marchio noto nella produzione di articoli sportivi, soprattutto per chi fa sport, quali motociclismo, quindi abbigliamento e sistemi protettivi, ha in produzione due articoli che sono il Safety Gear, che sono prodotti tipo gomitiere e ginocchiere, che hanno una particolare struttura e funzionalità legata proprio a diventare elementi necessari per chi fa mountain bike o motociclismo. Questi due prodotti sono stati da una parte la sorgente di ispirazione, diciamo, per l'estetica finale di questo display. L'altro elemento era quello comunque legato all'idea di veicolare attraverso un totem dinamico, proprio l'elemento rotante mette in evidenza anche le caratteristiche di fluidità e di struttura dello stesso, in cui ho cercato curarne quello che è lo vediamo nella l'intersezione tra piani verticali e orizzontali nei colori del brand Dainese, quindi il rosso e il nero, la struttura quasi muscolare, la tensione, la forza e comunque l'architettura dei sistemi protettivi dei loro prodotti attraverso una restituzione fluida, dinamica e cinetica di questo elemento che ruotando cambia a seconda del punto di vista dell'osservatore. Questo non è un display per il prodotto, ma un display che veicola il brand Dainese, quindi possiamo quasi immaginarlo come un display subliminale. Parla del sistema di protezione, dell'architettura dei prodotti Dainesi senza esporla direttamente. Grazie Marco. Noi che parliamo sempre di marketing definiamo questo tipo di oggetto un totem per l'heritage, cioè per la storia del marchio, che quindi proietta al, diciamo, consumatore, al fruitore, l'immagine di marca. Complimenti per la realizzazione, arrivederci al prossimo anno. Grazie. Arrivederci.